Prima dovrai fare i conti con la mia spada e poi dovrai passare sul mio corpo. Il figlio è duello e me ne accetto. Però sei cervello cugino. Ricordi che io sono l'uccisore del doloroso Mandrino. Un buon mezzo di sfido in campo, ma tu guardandomi negli occhi, ricordami che sono io quello che uccide il mio corpo. Guardia, ora lavoro alle armi. Con i pendenti mi faccio provare dolore. Grandiamolo, senatore. Sì, senatore Romano, sarò un buon caffè. Lato di bocca a parte. In qua! E in qua! Che si parla! Finalmente, miei brodi, oggi vi ho vicino. Ecco il più forte paladino di Francia, Orlando mio nipote e Rinaldo, principe dei Montalbani. Però, tutti e due, vi siete comportati come se avesse perduto il senno. Caro nipote Orlando, dove sei stato nei tanti mesi che non abbiamo avuto notizia a corte? Mai stato. Perdonatemi se mi sono assentato per così lungo tempo. Almeno andrà a difendere la bella Angelica, che era minacciata e pretesa in moglie dal forte aggregato. Grandissimo guerriero. Figuratevi che per sconfiggerlo l'ho combattuto un giorno ed una notte. Ricordo che prima di morire si convertì alla fede cristiana e mi chiese il santo battesimo. Dio, maestà, e non mi le sue ultime volontà per il tempo. E subito dopo. Aggregato. Mi dispiace quando sento che dei valorosi guerrieri periscono sotto la spada dei miei paladini. Comunque, adesso a noi. Andate a prepararvi e date ordine all'esercito per l'assalto finale che daremo al campo di Agramante. Paladini, andiamo! Andiamo! Col maestro Argento, ci conosciamo da tantissimi anni, però non avevo avuto mai il piacere e la fortuna di essere in questo teatrino dove lui rappresenta le storie dei paladini di Francia. Sì. E allora, che cosa possiamo dire di questo teatrino intanto? Ma questo teatrino io l'ho dovuto, diciamo così, per mia volontà, aprirlo per continuare la tradizione che iniziò da mio nonno a mio padre e di cui anche lasciare ancora i miei figli e nipoti che possano continuare a dare degli spettacoli ai turisti. Allora, intanto diciamo che sono pupi fatti tutti da voi. Tutti costruzione produzione. Nostra questa è. La misura del pupo che è importante. Io l'ho voluto creare da 90 centimetri e poi ci sono anche da un metro di cui... E perché questa scelta? Ma è la scelta perché io poi pensavo di arrivare a una certa età e non poterla, diciamo così, alzare tutta questa roba che pesano da 12 a 13 kg, quelle da un metro. Esatto, però ci sono anche quelle da 60 centimetri, no, ma voi no, qua no. Non le avete? No, 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 io soltanto il 90 e un metro. Un metro. Dico, gli spettacoli vengono rappresentati ogni giorno qui in questo teatrino, sì, appunto per i turisti. Ci sono molti gruppi che vengono. Che cosa significa essere pupari a Palermo? Voi siete una tradizione di pupari, parliamo della terza generazione, perché il nonno, papà erano sì. Pupari, poi sì. C'è Nicola, ci sono anche i nipoti che sì. Saranno la quinta generazione. Che cosa significa essere pupari? È difficile continuare questo
grandissima arte che ha un valore enorme per Palermo e per la Sicilia. Allora, io ancora mantengo una tradizione antichissima, come ha detto lei, da mio nonno, mio padre, e io faccio molti sacrifici perché, come vede, qua c'è un piccolo locale che costa moltissimo al mese. Quindi su questo lato non abbiamo nessun aiuto da nessun ente, soltanto una piccola cifra presentando tante spese dalla regione, ma non bastano, perché oggi mettendo in regola tutti i ragazzi, pagando l'affitto, il ragioniere, tutto quello che c'è dentro, praticamente non si riesce a coprire, quindi sono sacrifici grossissimi, ecco perché significa Palermo fare il puparo. Non è più come prima, quando venivano i siciliani ogni sera. Qui c'è quando si lavora e c'è quando non si lavora. Quindi questo, noi praticamente facciamo un servizio alla città dove non siamo riconosciuti e veduti da nessuno. Però la passione resta sempre la stessa e l'attaccamento a questi pupi è enorme. Cioè, i pupi per voi sono come dei figli, io lo so benissimo perché ne abbiamo parlato in passato. Staccarsi da un pupo è molto molto difficile, nemmeno venderli è facile. Io ho avuto un'esperienza in proposito perché una volta comprai un pupo perché lo dovevo regalare e ho visto come non lo volevate cedere, probabilmente non me l'avreste più dato, e io ho capito questo e me ne sono andato via diciamo con un certo senso di, come un rimorso della coscienza, perché vi avevo privato di un'opera d'arte, perché diciamolo bene, ogni pupo è un'opera d'arte, rappresenta per voi una storia, anche perché è stato costruito in un determinato periodo della vostra vita. E appunto per questo noi ci siamo tenuti, diciamo così, affezionati a un pupo, perché rimane per tutta la vita nelle nostre mani, di cui poi toglierlo e darlo a un'altra persona per noi è un pochettino sentire come se mancasse un figlio. Quindi praticamente noi lavoriamo con queste marionette e quindi, ripeto, è difficile staccarsi. Quanto riguarda la costruzione, poi, praticamente queste nostre sono tutte fatte in arte come richiede effettivamente il mestiere. Quindi non è che sono pupi così, dati così alla... Diciamo un'opera d'arte. Sono opere d'arte, perché io soprattutto ho acquistato e ho intrapreso tutti i mestieri antichi, tutti quelli che si erano persi, perché se noi dettagliatamente le faccio vedere qualche marionetta, praticamente sarebbero i lavori antichi che oggi non si fanno più. Quindi io ho acquisito tutto questo patrimonio artistico. Ma aggiungo di più, ogni pezzo è unico, non ci può essere un altro pezzo uguale, perché è impossibile riprodurlo nella stessa maniera. Io lo posso riprodurre di nuovo, fondamentalmente, è sempre un lavoraccio che costano, diciamo così, tante giornate lavorative. Soprattutto per esempio gli elmi, qual è la tecnica per costruire un elmo? Ma noi, io gli elmi li ricostruisco come una volta si davano, diciamo così, i sarti che facevano la giacca sulla persona. Quindi io gli elmi li faccio sopra la testa secondo la dimensione che lui ha. E poi secondo anche, diciamo così, secondo i cimieri, le visiere, che sono molto ma molto diverse l'uno dall'altro. I turisti che vengono in questo teatrino, poi quando se ne vanno, che cosa vi dicono? No, guarda, quando riguarda questo discorso di cosa dicono e cosa vedono, io quando loro entrano, praticamente li vedo che spiego un pochettino tutta la varia tradizione, le varie scuole, li vedo in faccia man mano che io vado parlando e spiegando. Poi alla fine, quando scendo dal palcoscenico che già hanno visto lo spettacolo, li vedo in un altro viso. Fanno tante di quelle domande, come si manovrano, come si muovono, perché camminano direttamente da un metro da una parte all'altra. Ci sono tante domande che loro fanno, perché restano poi impressionati dei lavori che noi facciamo. Per quanto riguarda i testi, sono i testi che voi ripetete da tanti anni oppure ci sono stati poi degli aggiornamenti? No, io li ho scritti tutti io i testi, ricordandomi tutte le varie spettacoli che dava mio padre. Quindi c'è, cioè, la tradizione continua, diciamo, in maniera precisa rispetto al passato. Quali sono
le piccole novità che voi avete apportato. Intanto io vedo in alcuni quadri che la tecnica è migliorata, anche perché c'è la mano di Nicola, indubbiamente ha acquisito tutta la vostra arte, l'ha trasferita nelle sue opere. Sì, e quanto riguarda la manovra, diciamo così, che come avviene molto più pulita di una volta, e poi le novità che io ho creato in questo spettacolo sono tantissime. Ad esempio la scenografia, che non è più come una volta. Poi ho fatto diciamo così, il fumo del drago, che ora non l'abbiamo fatto, però io lo faccio uscire come diciamo così, più lineare quanto riguarda una volta. Poi ci sono tanti altri accorgimenti, io faccio anche i versi con l'angelo, chiudo lo spettacolo con il giullare, queste cose non si facevano mai nel Teatro dei Pupi, quindi le rinnovazioni che io ho fatto sono moltissime. Dei Pupi prima che si dava ai siciliani a fine giornata lavorativa, quando questa gente finiva di lavorare veniva qui, si sedeva. E praticamente quelle cose che io mi ricordo sono che entravano e venivano, diciamo così, persone molto attaccate a certi pupi. Molte volte, per esempio, portavano dei paragoni dicendoci chi era più forte, Renato o Ruggero, chi era più forte, Orlando o Renato. Quindi erano tutte queste cose che oggi praticamente si è rivolta al calcio, parlano di tutte queste squadre, ma allora si parlava anche nei mercatini dei pupi. Quindi questa cosa che è cambiata praticamente è, diciamo così, un pochettino già spenta, di cui molte volte qua si vedevano delle persone attaccate al Rinaldo, e quando Rinaldo praticamente veniva fatto un tradimento da Gano di Magonza, queste cose, queste reazioni che allora avevano erano naturali, spontanee. Un tifo, esatto, come un tifo che avevano per quelle persone. E io quando ero ragazzo, che stavo lavorando con mio padre praticamente in Costoscinà, ho visto una persona, si è fatto questo tradimento con Gano di Magonza, e ho visto che è arrivata una scarpa sopra il palcoscenico. Questo per dire che quanto erano attaccati. Mi dice: perché la scarpa? Perché gliel'hanno tirata al traditore. Il siciliano è uno di quelli che non sopporta lo sgarbo o la cosa storta, ma praticamente arriva questa scarpa, mio padre si è un pochettino seccato, abbassa il sipario, prende questa scarpa, la mette dentro e ricomincia ancora lo spettacolo. Ma quando poi lo spettacolo è finito, automaticamente è rimasto una persona in mezzo alle panche. Mio padre scende e dice: guarda che lo spettacolo è finito. No, dice, un penuzzo, dice, mi deve dare la scarpa. Ah, gliel'ha tirata lei. Dice, sì, perché chi su traditore, diceva questa persona, se lei muruna a Gano di Magonza, io ci rompo tutto. Dice, ma chi mi rompe, dice. Tanto questo per farle vedere quanto erano attaccati all'offesa. Poi mio padre dice: guarda, lei l'ha fatto, dice, non lo faccia più, dice, caccia la scarpa, dice, però un'altra volta, dice, loro mi deve scusare, dice, se ne andò. Quindi per dire che erano attaccati ai pupi, esatto, come se fosse una persona vera. Dico, per quanto riguarda la tradizione catanese, che cosa si differisce da quella palermitana? No, guarda, questi sono due sistemi molto... Completamente diverse come spettacolo e come anche, diciamo così, marionette. Quelli di là sono alti fino a 1,40 m, hanno una loro caratteristica, la nostra è un'altra, quindi variano, diciamo così, come costruzione e come spettacolo, quindi sono pure bravissimi, per carità, però hanno un sistema che loro lavorano dietro la scena sopra un ponte, perché sono molto alte, ripeto, quelle poi pesano da 15, 20 a 25 kg, sono marionette come bambini, quindi praticamente il movimento, diciamo così, è un po' più diverso da questo nostro palermitano, certo. Nicola mi diceva che voi andate in giro, sei stato anche fuori dalla Sicilia. Sì, io sono stato in Germania, in Francia, l'ultimo viaggio abbiamo fatto a New York, quindi praticamente lì abbiamo fatto uno spettacolo dove io poi ho finito con La pazzia di Orlando.
c'erano molti emigranti di cui poi hanno fatto tantissime domande alla fine dello spettacolo. Per me è stato un orgoglio, diciamo così, portare questo spettacolo al Metropolitan di New York, dove abbiamo fatto questi quattro spettacoli che si sono meravigliati moltissimo anche nel vedere lo spettacolo. E che cosa avete provato? Vi siete sentiti ambasciatori dell'Italia in quel momento? Sì, in quel modo sì, perché siamo stati mandati dalla regione. La regione ci ha mandati in questi posti per poter rappresentare la Sicilia. Quindi praticamente per noi è stato un orgoglio presentare la Sicilia con dei pupi come quelle che lei vede qui, tutte costruite da noi. Nicola continua la tradizione di Vincenzo e quindi con grande passione, penso. Abbastanza. Io ho provato tante volte di allontanarmi perché visto che qua ci sono pochi guadagni, ecco, una volta non si riesce... Ho cercato altrove, però il cuore mi porta sempre qua. Come dice un detto, dice curre che ha sempre cata spietto. Io dico che avete una grande responsabilità. Lo so. Non si può fare perdere questo patrimonio. Ma non si mangia di responsabilità, non si mangia di speranze, non si mangia di... visto che ci sono pochi aiuti. Noi dobbiamo far sì che questi aiuti arrivino. Però il mio cuore è sempre qua. Come ci fu uno dei sei figli di mio nonno, del mio bisnonno, cioè mio nonno che continuò questo mestiere, come ci fu uno dei sei figli mio padre e come ci fu uno dei cinque figli di mio padre che sono qua cercando di mantenere questa tradizione. Tu mi dicevi quando eravamo nel laboratorio che proprio sei cresciuto in mezzo ai pupi, sì. Appunto, ho respirato quest'aria, mi ricordo quando suonavo il pianino da mio nonno, alcune volte magari rimanevo incantato per lo spettacolo che stava facendo e lui batteva, perché al battito del piede si aziona il pianino e io in quel caso mi ero così bloccato a vedere questa scena che mi dimenticai di mettere in moto il pianino. Allora lui uscì quasi dalla scena. Oh, sveglia! Cioè, ricominciai a suonare. Bisogna... Allo stesso tempo mi hai detto che appunto se non si vive da piccoli quest'arte del pupparo, sì, difficilmente poi si può capire cosa realmente rappresenta. E che cosa... Si possono scrivere tanti libri. Sì. Si può scrivere un'enciclopedia sui pupi, sulla tradizione popolare appunto dei pupi, però non si comprende veramente cosa significa per un puparo essere tale. Esatto, da un giorno all'altro non si può imparare, da un giorno all'altro non si può inventare uno puparo, come ce ne sono molti che si sono inventati pupari, magari qualcuno riesce perché segue altri pupari, però questa cosa io penso che si deve portare sia dentro, averla anche nel DNA, respirandolo da piccolo, perché le storie, la costruzione, la pittura, non si può improvvisare uno. Allora bisogna respirare da piccolo quest'aria, questa polvere che poi secondo me... Ricordavi pure l'episodio della scarpa. Sì, cioè, sì. Perché te l'hanno... È una cosa tramandata anche nei racconti da mio nonno, mio papà. Qualche altra cosa che ricordi? Niente, che mi raccontavano pure che una volta in alcuni paesi di questi prendevano la pistola e ci sparavano i pupi. Hanno bucato uno scudo. Un caso del genere. Proprio, sì, una cosa che ti trascina molto. Prima non c'era televisione, non c'era cinema, non c'era televisione. Era una forma di spettacolo, esatto, popolare, esatto, a cui tutti... Che venivano seguite 360 puntate all'anno, come le telenovelle che fanno oggi. Io non ricordo se abbiamo parlato di pupari presenti allora a Partanna Mondello, non mi ricordo perché... Partanna Mondello c'è fu mio padre. Appunto. Sì, lui a Cortile Carboni iniziò lì a fare i primi spettacoli dopo la guerra, dove io incominciai a suonare il pianino. E i miei genitori venivano ad assistere a questi spettacoli, vedi come il mondo sì, è piccolo. Io ricordo, ora parlando mi sono ricordato di questo, ma di fatto c'è una tradizione, soprattutto la domenica pomeriggio, tutti andavano ad assistere a questi spettacoli. Ma di fatto anche a New York si ricordavano i vecchi, c'erano vecchie persone che emigrati. Sono immigrati là a New York,
erano siciliani che si ricordavano dell'Opera dei Pupi entusiasti, emozionati di vederci là, di rappresentare un pezzo della Sicilia. Quindi, voi avete iniziato dove? Qua l'ho creato io, il teatrino di mio nonno era prima in Corso Scinà, prima in Via Archimede, poi in Corso Scinà, poi mio padre, mio nonno ha ceduto perché ha avuto, diciamo così, dei problemi salutari, di cui poi continuò mio padre. Mio padre continuò in Corso Scinà, ma poi l'ha avuto in Piazza Marina, vicino alla Calese, al Foro Italico, l'ha avuto in tanti posti, come pure si spostava anche in estate, perché allora non c'erano i condizionatori d'aria, di cui si cercavano dei locali aperti, dove io mi ricordo che avevo 20 anni e siamo stati a Pallavicino. Lì facevamo una certa serie di spettacoli fin quanto poi il tempo si cambiava e si ritornava di nuovo in Corso Scinà. E mi ricordo pure anche un particolare molto importante, che mio padre di giorno molte volte veniva chiamato perché faceva un altro mestiere, costruiva le gabbiette per, diciamo così, limone, arance e mandarine, e faceva pure anche sacrifici. Lavorava fuori Palermo e mi ricordo che la sera veniva, neanche mangiava durante lo spettacolo, perché veniva anche a tardi, la sala piena di tutti questi di persone che assistevano allo spettacolo, e dava poi lo spettacolo con, diciamo così, col mangiare in bocca. Quindi mi ricordo tutti questi sacrifici che dava e faceva mio padre, moltissimi. Io cercavo anche pure di aiutarlo, perché allora poi avevo una certa età di 13-14 anni e facevo il consiglio io e lui mangiava. Quindi sono particolari molto importanti che noi non possiamo dimenticare. E allora poi, quando poi mio padre cominciava a vendere qualche marionetta, come poco fa lei ha detto, di vendere le marionette, cercava di ricostruirle di nuovo. E lì io imparai tutto a ricostruire, cominciai a costruire, a dare i primi colpi di martello, che avevo 12 anni. Quindi sono 65 anni che io costruisco delle marionette. Quindi la mia professione praticamente sarebbe quella di creare ancora delle marionette quando è possibile, ma con l'euro praticamente ci siamo fermate e bloccate, non si vendono più niente. Voi avete un negozio chiaramente in Corso Vittorio Emanuele, un negozio storico. Sì. La chiusura al traffico vi ha portato dei benefici oppure vi ha ulteriormente danneggiato? Di principio eravamo un po' allarmati, perché diciamo non si capiva profondamente il movimento poi dei turisti, ma ora stiamo vedendo qualche piccolo risultato, da dietro che si fanno delle manifestazioni e quindi vengono attirate molte persone a passeggiare in Corso Vittorio, a parte che il traffico è stato chiuso. Ma ci sono anche pure delle difficoltà per noi abitanti nel centro storico, di cui non possiamo essere liberi di poter entrare o caricare per esempio del materiale o scaricare per esempio dell'ottone che io vado a prendere fuori. Quindi sono dei sacrifici un pochettino, un po' curiosi di poter, e chiediamo di poter essere più liberi di entrare con la macchina e scaricare la nostra merce. Esatto. Ci sono i pro e i contro. Ogni cosa è così. Abbiamo parlato dell'ottone, il costo del materiale. Indubbiamente i costi dei materiali sono aumentati. Ma moltissimo, da quando c'è io... il paragone. No, perché ormai i materiali sono alle stelle, di cui molte volte praticamente scartiamo quelle più cari e facciamo della produzione con dell'ottone. Quindi che è meno costoso. Questo sì. Però abbiamo notato un pochettino, diciamo così, un po' di movimento quest'estate, poi quest'inverno non lo sappiamo. Quindi è tutta speriamo, a sorpresa. Speriamo anche per tutti, così che siano tutti quelli che sono al centro storico di poter continuare a vendere e vivere. La prima cosa che mi domandano quando mi vedono lavorare così, a chi lo sta insegnando, tutti mi fanno questa domanda. Dico a nessuno. Mi dicono peccato. Perché peccato? Oggi i ragazzi non sanno fare più niente nessuno. Il lavoro artigianale è finito. Ma per colpa di chi?
Nostra no, perché noi cerchiamo di fare imparare qualche cosa a queste ragazze, ma le leggi sono sbagliate. Oggi tutti i mestieri stanno finendo, anzi sono, per meglio dire, finiti. Non si trova più un pulitore, non si trova più un fonditore, non si trova un intagliatore, non si trova più niente. Fra non molto neanche i metalli troviamo più. Con l'artigianato, diciamo così, che la prima fonte in una nazione è stata abbandonata. Quindi l'artigianato eravamo prima 5 milioni, era la prima industria che poteva esserci in una nazione. Oggi siamo costretti, diciamo così, a lavorare, anche che ci sono lavori per i ragazzi da poco conto, di non poterli tenere qui nei nostri laboratori. Io ora lavoro sul souvenir, non faccio più lavori più da teatro, roba d'artistica, quindi praticamente il mio lavoro si è ridotto all'80%, quindi diciamo anche per sopravvivere e portare avanti questo tipo di lavoro che a me piace tantissimo, che ho iniziato che avevo 12 anni, di cui mi ha dato sempre vita, a tenere anche una famiglia. Quindi questo è il mio vivere qui dalla mattina alla sera. Poi nel pomeriggio, se ci sono persone, facciamo lo spettacolo, se non ce ne sono ritorniamo ancora di nuovo qua, perché oggi lavoriamo, ripeto, con il turista e non più con il siciliano che veniva ogni sera.